La Fidelis Andria può già permettersi di festeggiare e rilassarsi, al contrario delle nostre squadre di Lega Pro impegnate nella lotta playoff e nella lotta playout. I federiciani sono salvi e a pochi giorni da Rompete le Righe si sono concessi una cena in allegria presso il ristorante Due Ghiottoni di Bari. Qualche sorso di bicchiere in più non guasta dopo una stagione comunque da incorniciare. La cosa più bella è vedere il gruppo che si è formato. Era la cosa alla quale tenevamo di più all'inizio del campionato. E i risultati dimostrano che un gruppo forte può anche andare oltre quelle che sono le proprie possibilità. Per lei qual è stato il momento migliore di questa stagione? Le vittorie nel derby con il Lecce, con il Foggia sono sicuramente da incorniciare. Sicuramente. Si è stabilito un bel clima, un bel ambiente, poi si può vedere qui, insomma, sono tutti bravi ragazzi con voglia di crescere e con le giuste ambizioni. Marco Piccini, chi ha bevuto di più stasera? Strambelli, dopo lo intervistiamo, sentiamo che ha da dire. Vediamo un po', perché c'è anche Cianci che si pulisce la tovaglia col vino, però sta procedendo. Chi ha rimorchiato di più quest'anno dei ragazzi in questa esperienza andriese? Inquadriamolo bene, primo piano, per favore. Roberto Cortellini. Questa Fidelis Andria mangia tanto? Sono a fine stagione, è normale. Si sono salvati, hanno avuto un premio della società, una bella cena, in concomitanza con noi che siamo loro sponsor, e stanno mangiando tanto, ma è giusto anche così.